Avere una rete sociale, fare amicizia per noi umani è fondamentale. Secondo la teoria evolutiva nota come social brain, gli individui che nel corso dell'evoluzione hanno agito in modo collaborativo hanno avuto una maggiore probabilità di sopravvivenza. Uno studio pubblicato prima dell'avvento delle piattaforme social ha suggerito che esiste un numero limite di amicizie che un essere umano è in grado di intrattenere. Questo numero limite è di 150. I social network hanno permesso un incremento delle nostre relazioni sociali virtuali, ma si è notato che il numero massimo di amicizie virtuali con cui riusciamo effettivamente a interagire resta comunque intorno a 150, proprio come nel mondo reale. La nostra capacità di stringere relazioni, sia reali sia virtuali, si riflette nel volume del nostro cervello. Infatti, maggiore è il numero di amici, maggiori sono le dimensioni di un'area cerebrale fondamentale per i processi di socializzazione, l'amigdala. Si è notato però che alcune aree della sostanza grigia cerebrale hanno dimensioni maggiori solo in relazione a un maggior numero di amici virtuali. Questo suggerisce che esistono aree del cervello deputate solo alle interazioni virtuali, probabilmente perché i processi sociali e cognitivi sono diversi. Una di queste aree, che si chiama corteccia entorinale, è implicata nel riconoscimento dell'abbinamento faccia-nome, una funzione che usiamo continuamente sui social network. Si è inoltre visto che nel nucleo accumbens, una regione che fa parte del circuito della ricompensa, gli stessi circuiti cerebrali che si attivano in risposta ad attività piacevoli, come per esempio mangiare cioccolato o vincere soldi, si attivano quando si visualizza un elevato numero di like sulle proprie foto. Pur essendo simile la risposta, il fenomeno che la innesca è diverso. Nel mondo reale la quantificazione del proprio successo è più ambigua, mentre nelle piattaforme social il fallimento o il successo sono direttamente misurabili attraverso il numero di followers, di amici o di like. Questo processo può creare dipendenza e modificare o talvolta banalizzare la percezione di noi stessi. È vero che un uso accorto delle piattaforme social ci permette di mantenere vive amicizie che nel mondo reale sarebbero naturalmente decadute, ma ogni tanto dimentichiamo di contare i pollici, alziamo lo sguardo dallo schermo dei nostri cellulari e ricordiamo che la nostra rete sociale ed emotiva va costruita anche e soprattutto con interazioni reali.